Siamo qui con Giovanni Galbieri, medaglia di bronzo ai recenti mondiali di atletica di Bressanone Under 18, nella specialità 100 metri. Ciao Giovanni. Ciao. Diciamo, dopo molte soddisfazioni a livello regionale e nazionale, hai ottenuto questo importante risultato a livello internazionale. Cosa ci puoi raccontare di questa esperienza? Beh, intanto è stato veramente fantastico. Sono arrivato a Bressanone col 19esimo tempo, per cui in teoria non dovevo neanche arrivare in semifinale. Credendoci, sono arrivato fino in fondo, sono arrivato in finale e sono arrivato pure terzo. È stata un'emozione grandissima, tanto che non ci credevo quando sono arrivato terzo, tagliato il traguardo. Me ne sono reso conto solo dopo un paio di giorni, ecco. C'era tanta gente, tutta la gente che tifava per me, in casa, mondiale in casa, per cui è stata un'emozione veramente indescrivibile, bellissima. Hai corso in 10:59, più dei titolati Ao e Mennea. Quanto ti alleni per arrivare a questo risultato? Allora, mi alleno 4-5 volte a settimana, 2 ore al giorno, sotto la guida del mio allenatore Roberto Troiani, il quale ringrazio veramente di cuore. E è dura perché comunque bisogna fare dei sacrifici, magari dare, diciamo, più importanza all'atletica che non fa ad altre cose che magari i giovani d'oggi fanno più frequentemente, però vedendo i risultati che ne vale tanto la pena, perché sì, sono soddisfazioni che si provano una sola volta nella vita e per cui bisogna prendere la palla al balzo e bisogna sfruttarle subito, sennò dopo magari rischiano di andare via e magari ti mangi le mani perché non ce l'hai fatta, ecco. Per cui sfruttarle subito. Quanto è importante il clima all'interno della società di atletica qui a Bussolengo? Intanto c'è un clima bellissimo, dei compagni di allenamento stupendi, che mi alleno veramente in un clima sereno, gli allenatori ancora di più perché ci seguono e ci preparano e ci mettono in condizioni ottime per prepararci a gare importanti come i nazionali e appunto mondiali, a volte gare internazionali. Devo ringraziare tutto il team, Roberto Troiani, che ho già detto prima, Gianni Ghedini, Claudio Arduini, insomma tutto lo staff che mi allena, i miei compagni d'allenamento, è veramente un team stupendo, non potrei chiedere di meglio. Infine, cosa ci puoi dire sui tuoi obiettivi futuri? Insomma, io punto a essere ancora sul gradino a livello internazionale, che sia terzo, secondo o primo, quello sarà da vedere in futuro. Speriamo solo che continui così e metterci questa grinta che ho sempre messo e crederci fino in fondo, quello è l'importante. Bisogna crederci e se tu ci credi, veramente arrivi e le soddisfazioni arrivano e sono grandissime. Per cui è bellissimo. Inoltre l'anno prossimo ci sono anche gli europei a Mosca che valgono come qualificazioni per le prime Olimpiadi giovanili a Singapore. Per cui spero di dare il meglio lì e di esserci.